Vola via il dritto di Connors. Connors still a little too erratic for his own good. 30-15. Plays a couple of good penetrating strokes, then misses wildly. Fuori la risposta di Borg. 40-15. Al volo Bjorn Borg, 40-30. Senza problemi questa volée di dritto per Jimmy Connors, che conduce per 1-0 nel secondo set. Primo set Borg 7-5, e vi ricordo che queste immagini vi vengono da Seoul in Corea, che in questo incontro tra Borg e Connors si gioca al meglio dei 5 set, 3 set su 5. And when you consider that he only served 6 games in the first set, he's averaging more than an ace a game on that basis. That was really the difference. When he needed that big first serve, he came through with it. Connors, of course, doesn't have the same kind of weaponry in that area. He can hit some first serves that might force an error occasionally, but not win the points outright the way Borg can. Fuori questo pallonetto di fuori la risposta di Connors. That's a good example of why Jimmy Connors is down a set in this match. He plays an excellent point to get to love 15, then on the second point, very loose return. You can't afford to do that against a player of Borg's caliber. He'll make you pay for it, and it's 15 all. Straordinario, gran scambio, e questo concluso da questo perfetto pallonetto in contropiede. Il punto Connors lo aveva preparato con uno stupendo cross di dritto che ha tolto dal campo Borg, e mentre Borg stava recuperando al centro, Connors lo ha sorpreso con un pallonetto in contropiede. 15-40 intanto. Dato fuori l'attacco di dritto di Borg. Second game, second set. Borg won the first, 7-5. Una volée bassa di dritto di Borg, un colpo piuttosto insolito. Likes to serve in volley against Connors. Per lui. He did it there very successfully, dragging Connors wide to the backhand. Io ricordo di Bjorn Borg due volée importantissime nella storia dei suoi successi, in particolare delle sue 5 vittorie a Wimbledon. Intanto si è annullata un'altra palla break, siamo 40 pari, con Borg al servizio, secondo game, secondo set. Sbaglia questo dritto piuttosto facile Connors, vantaggio Borg. Dunque queste due volée che io ricordo particolarmente di Borg sono state giocate, una in una famosa semifinale con Vitas Gerulaitis del 1977.
Tanto Borg si aggiudica questo servizio, uno pari nel secondo set. Ma qui abbiamo un salto nella nostra sintesi e passiamo. Ci sono 4 giochi consecutivi per Jimmy Connors, passiamo con Connors in vantaggio per 5-1 nel secondo set. Due break consecutivi, 15-0, 5-1 Connors secondo set. Allora, vi raccontavo questa fase della semifinale contro Vitas Gerulaitis del 1977, incontro che Borg ha vinto 8-6 al quinto set, che viene giudicato uno dei più belli incontri mai disputati a Wimbledon. Ebbene, a un certo punto Borg si è trovato 0-30, non mi ricordo se il punteggio fosse 4 pari o 3 pari, comunque una fase molto delicata del quinto set, e Borg ha seguito a rete una seconda di servizio e ha giocato una volée incrociata di rovescio che non gli ho mai visto giocare in nessun'altra occasione, in un momento delicatissimo dell'incontro. Secondo me questo è il segno di una grande classe, dove per classe si intende la capacità di giocare i colpi più difficili nei momenti più importanti. 40-0, sulla palla corta di Connors è arrivato tardi Borg e non è riuscito a giocare un dritto morbido. Quindi 3 set point per Jimmy Connors, 5-1, 40-0. And there it is. È buono il passante di dritto di Connors ed è il 6-1. 6-1 a favore di Jimmy Connors, il secondo set. Ricordo che il primo set era stato vinto da Bjorn Borg con il punteggio di 7-5. E ricordo anche che questo incontro si gioca al meglio dei 5 set. No. Mi rimane da raccontarvi la seconda volée che ho visto giocare a Borg, importantissima. Contro Vijay Armitrage al secondo turno. A un certo punto Borg si è trovato, nel 1979, si è trovato in svantaggio per 2-7-1 e stava giocando il tie break del quarto set. I primi due punti se li è aggiudicati Armitrage. Quindi 2-0 Armitrage nel tie break con 2-7-1 per l'indiano contro Borg. E a questo punto Borg ha giocato una volée di dritto, quasi un colpo da ping pong, una schiacciata da ping pong straordinaria. Per incisività, precisione e determinazione, e ha finito proprio a vincere il tie break 7-2, prendendo l'avvio proprio da quel punto straordinario. Bjorn Borg with 11. That you would expect. 15 pari. Borg handled that mishit Connors return very, very well. It's a difficult shot. Avete visto qui che Borg ha dovuto giocare il rovescio ad una sola mano. 30-15. First game of the third set. Borg one set all. Fuori, qui c'è Connors che protesta. Connors did not get the truest bounce on that last. You see him smoothing out the court. No, forse si lamenta un po' per qualche rimbalzo falso, perché il tappeto non è steso molto bene, tappeto sintetico. Intanto siamo 40-15 Borg, primo game del terzo set. Credevo che Connors si lamentasse per una chiamata dal giudice di linea, viceversa si lamentava per un cattivo rimbalzo. Doppio fallo di Borg. È il secondo doppio fallo di Borg in questo incontro. 40-30 comunque. Game to Borg. In rete il rovescio di Jimmy Connors e Borg si aggiudica il primo game del terzo set. Conduce quindi per 1-0. Eccellente qualità di tennis in questa partita, anche se non ha grandi veleni agonistici. Due professionisti molto seri, voglio la professionalità è sicuramente la caratteristica principale di tutti e due questi giocatori. Non riescono a resistere
all'inquadratura della telecamera alcuni spettatori che agitano la famosa manina. È troppo corto il pallonetto di Borg. Nessun problema per Connors. 15-0. Fuori il passante di rovescio di Borg. And here we see now how the statistics can change. Connors early on had only won 4 out of 9 points coming into net. He's now won 16 out of 24. The quality of his approach shots has been the difference. Bjorn always being asked to hit difficult passing shots. Sedici punti su 24 nelle decise reti di Jimmy Connors fino a questo momento nel match. Ottima percentuale. Ce la ricordate il telecronista che è Steve Flink. Steve Flink è un redattore della rivista World Tennis che ha una grande passione per le statistiche, è sempre molto accurato, molto preciso nei suoi dati. 40-0 Connors. È noto anche nell'ambiente del tennis per la sua grande simpatia per Chris Evert, nel senso che Steve Flink segue ogni incontro della Evert e con lei discute sempre il giorno prima dell'incontro, discutono, ricordano i precedenti, parlano di tattica e non riesce a controllarsi quando Chris Evert è sul campo. Nulla di personale, è ottimo amico anche di John Lloyd, è felicemente sposato, ma comunque è molto caratteristico questo rapporto tra Steve Flink e Chris Evert. Colpisce male questo rovescio Jimmy Connors. Borg was hitting shorter. Siamo uno pari nel secondo set. He took his chance to get on top of it and he's 15. Connors ha tenuto facilmente il servizio nel secondo gioco, ora è 15-0 Borg, uno pari. Molto bello questo dritto da fondo campo. Non è una cosa che riesce sempre a Connors. Borg doesn't expect Connors to try that shot quite as often as he does because the percentages certainly are against Jimmy to connect with that down the line forehand at such a low trajectory. We see Borg's eighth ace. Ace, l'ottavo ace di Björn Borg, 30-15. Everybody, including the players, thought it was an ace. But it was called a fault. Ah, non gli è stato attribuito questo ace, sembrava che fosse ace. Comunque 30-15 su questo dritto vincente in lungo linea di Borg. Connors may have given him that point, by the way. Grande volley di rovescio di Borg. Sorprendente in un giocatore come Borg che a rete non è proprio completamente del tutto a suo agio. 40-15. Both players had expected a call early in this point. They're not really. È straordinario questo punto come viene giocato, perché tutti e due i giocatori. Beh, questo qui naturalmente è un intermezzo che due giocatori si possono concedere in un'esibizione come questa. Forse è stato un errore dell'arbitro, i giocatori sono rimasti lì, non sapevano che cosa fare, hanno continuato lo scambio
quasi per scherzo, lo hanno proseguito proprio e lo hanno anche concluso per scherzo con il passaggio della rete. Comunque il gioco è di Borg che si porta in vantaggio per 2-1 nel terzo set. Sono atteggiamenti che, ripeto, due giocatori possono concedersi in questi incontri di esibizione che pure affrontano con molta serietà. Non si deve pensare che perché un incontro è di esibizione i giocatori non ci tengano a vincere, anche perché non vogliono dare all'avversario, che poi questo forse non è il caso in questo momento con Borg fuori dall'attività agonistica, ma di regola un giocatore non vuole dare all'avversario il vantaggio psicologico di averlo battuto, sia pure in un incontro di esibizione. Borg leading 15-8 in that rivalry. You sort of develop a camaraderie, and these two gentlemen certainly have that. Connors serving. Down 2-1. Third set, one set all on serve. È lungo questo dritto di Connors. Zero 15. Mi piace ricordare che tutti e due questi giocatori hanno vinto ben 18 titoli in tornei del cosiddetto Grande Slam. Ben 18 titoli, 11 Borg e 7 Connors. Connors just missed grazing the sideline there. Appena fuori, mi pare, se ho visto bene questo rovescio a volo di Connors. 0-30, sì. Era sicuramente fuori. Dicevo, 18 titoli in tornei del cosiddetto Grande Slam, 4 titoli dell'Open degli Stati Uniti di Connors, un torneo che invece Borg non ha mai vinto. Due vittorie a Wimbledon di Connors, 5 di Borg. Un successo nell'Open d'Australia per Connors, e questo torneo invece Borg non lo ha mai vinto e lo ha giocato una sola volta. E invece a Roland Garros, campionato internazionale di Francia, nessun successo di Connors, che non si trova troppo a suo agio sulla terra rossa europea. From this low camera, lungo approccio di Connors, 0-40 intanto, mentre invece Borg ha vinto a Roland Garros ben 6 volte, quindi 11 successi di Borg, 7 di Connors. A questi successi possiamo aggiungere due vittorie di Borg nel Master, una di Connors nel Master, una vittoria di Borg nelle finali WCT di Dallas, due vittorie di Connors in queste finali WCT di Dallas, quindi altri 6 successi importanti, in tornei importanti che fanno 24. Poi potremmo aggiungere i 2 successi di Borg nell'Open italiano, che adesso è scaduto a livelli modesti, ma che un tempo era veramente un grosso torneo. Grossa responsabilità dei dirigenti della nostra federazione nel declino triste, davvero, degli internazionali d'Italia. Quest'anno hanno vissuto l'edizione più debole, più modesta. Connors created the opening. Good approach shot. His forehand volley holds up well. Annullata questa palla break da Connors. Connors had a wide open court. So he saved 2 break points. He's back. Ne ha salvati 2, è 30-40, era 0-40. Io ogni tanto lascio andare il punteggio per... D'altra parte questi due giocatori hanno delle storie troppo interessanti, dei precedenti troppo curiosi per non fare dei riferimenti. Lungo questo rovescio di Connors, che sembra perplesso, ma in effetti anche a me era sembrata lunga la palla, ed è il break, Bjorn Borg in vantaggio per 3-1. Alto nella nostra sintesi, siamo con Borg in vantaggio per 5-4. Connors aveva recuperato il break di svantaggio, quindi 3-2, poi 3-5, e adesso siamo 5-4 per Borg con Connors al servizio. Quindi si è ristabilita la regola dei servizi. È 5-4 Borg, servizio Connors. Terzo set, un set pari.
Sbaglia la palla corta Connors. Non è mai una grande idea, almeno a mio giudizio, giocare la palla corta, salvo eccezioni, su questi campi sintetici dove la palla ha un rimbalzo alto e quindi consente da molto tempo all'altro giocatore di recuperare. Fuori il passante di dritto di Connors. Very deep approach out from Borg, taking advantage of the short ball from Connors. And now Borg in an excellent chance 0-30. To go up 2-1. He's got Connors pinned back at love 30. 0-30. 4-5. Connors in difficoltà, one set all. Che il punteggio è 5-4 per Borg. Senza problemi, questa facile volée di dritto per Jimmy Connors, 15-30. Attacco in controtempo. Probably no major player has had a better sense of when to follow a groundstroke in late. In other words, he didn't plan to come in on that ball, but he saw that Borg was in a lot of trouble. C'è Steve Kling, che è il commentatore, che dice che Connors ha sui diritti uno dei giocatori che gioca meglio questo attacco in controtempo. Io mi permetto di dire che forse il migliore in questo tipo di attacco è stato Ken Roswell, senza togliere naturalmente nulla al valore di Connors. Connors hoping that his strut would get the linesman to change the call, no avail. C'era stata una prodezza di Connors, Connors che aveva recuperato un colpo impossibile. Poi però Borg non ha avuto difficoltà a chiudere il punto. But now beyond set Borg, point. Double set point, 15-40. Connors è 15-40. 4-5, third set. And there it is. Fuori il rovescio di Connors e Björn Borg è in vantaggio per 2-1. La situazione fino a questo momento è Björn Borg 7-5 primo set, secondo set 6-1 per Connors, terzo set 6-4 per Borg. Quindi 2-1 a favore di Borg, ma si gioca, come ho detto all'inizio, 3-5, quindi si prosegue. Ricordo che nella rivalità Borg-Connors ci sono 23 episodi agonistici, cioè 23 risultati in incontri ufficiali, bilancio 15 vittorie a 8 a favore di Björn Borg, che ha vinto le ultime 10 volte che ha incontrato Connors in gara. L'ultima volta che Connors ha battuto Borg in un torneo ufficiale è stata la finale dell'Open degli Stati Uniti del 1978, il torneo che ha inaugurato il nuovo stadio di Flushing Meadow. Connors is somewhat in disarray now. I think his mind is definitely on the end of the third set. He'd broken back. He thought he was probably going to take charge again. But he finds himself trailing 2-1 with Borg serving at 40 love. First game, fourth set. Gran risposta di dritto di Connors. Colpo vincente. 40-15. Connors hit that stroke as much in anger as anything else. Gran contropiede di Connors. Now it's back to 40-30. Connors return a serve, setting up that roll forehand passing shot cross court. Si era dovuto offrire a questo contropiede Borg, che era stato tirato fuori dal campo. Bjorn Borg. Ed è buono questo dritto di Borg. Played that shot closer. Ed è 1-0 Borg, quarto set. Connors was looking for a possible call, but I think he realizes that it did clip the line. More.
On the other hand, Bjorn Borg has taken a few chances himself. Come vedete, non sono tutti coreani gli spettatori. È chiaro che naturalmente che gli europei, in particolare gli americani che risiedono a Seoul, non hanno mancato un avvenimento in una città che non è abituata ad offrire grandi avvenimenti tennistici. Connors al servizio, 1-0 Borg nel quarto set, 2-7-1 per Borg. State vedendo la trasmissione del Grande Tennis ogni mercoledì alle 23.30 su Canale 5. Tutte le settimane un grande appuntamento con il Grande Tennis. Connors looking for a call on that baseline. Carica bene Borg il dritto. He's not happy. But with, he'd have to be the first to admit when you have as much topspin as Borg does, that ball is dipping so fast you can easily miscalculate. So it's back to 15 all. Out. 15-30. And Connors continues to look back. You get the impression that he's letting matters get to him here. Borg is cool as usual, very poised. Stupenda questa demi volée di rovescio di Connors. There Connors handles the half volley with delicate pari. Ease. Gran controllo del colpo nella demi volée di rovescio. Borg got a break there. The passing shot clipped the net court. Connors wouldn't have been able to play a volley. He might not have been able to put it away, but Borg is now at break point here. Critical point because he's up 2-1. He's won the first game of the fourth set, trying to get to 2 games to love. 2-0 per Borg nel secondo game del quarto set. Eccellente contropiede di Jimmy Connors, che annulla la palla break. 40 pari. Camera angle there was a little deceptive, it was very hard to tell, but indeed the ball did catch the line. Connor saving the break point. Fuori il rovescio di Borg. Deve aver detto qualcosa che ha divertito molto il pubblico, Jimmy Connors, anche se non so quanti degli spettatori possano capire l'inglese. Ed è gioco per Borg, che ha annullato una delicata palla break in questo secondo game del quarto set, 1-1. Ecco, avete rivisto il punteggio sul cartellone, 7-5 Borg il primo set, 6-1 Connors il secondo, intanto c'è un ace di Borg, 6-4 Borg il terzo, 1-1 nel quarto. È stato un major factor in his leading in this match. Dall'1-1 nella nostra sintesi siamo passati al 2-1. Abbiamo quindi Borg al servizio. Quindici pari. 2-2 nel quarto set. Fuori il cross di dritto di Connors. 30-15.
Eccellente la risposta, profonda la risposta di Connors, in difficoltà Borg, 30 pari. Risposta profonda quasi nei piedi del giocatore che batte, un colpo sempre molto efficace. Ed è 30-40. And suddenly Borg's ground game has come apart here in this game. He netted a four, put a sbagliato un po' di più del solito da fondo campo Borg in questo gioco. Backhand the bottom of the net. But that serve. Servizio vincente, annullata questa palla break. 40 pari. In this match from Korea. Second break point for Jimmy Connors. Altra palla break, palla di Borg appena oltre la linea di fondo. Borg gun one up the middle on him. Connors with a good forehand return. Now he's got the break point second time. Sbaglia male questo rovescio. Bjorn Borg e concede quindi il break a Jimmy Connors in vantaggio per 3-2 nel quarto set. That would have won in the point. And so Bjorn Borg is getting into a comfortable rhythm. Oh, dal 3-2 per Jimmy Connors passiamo al 5-4 Connors, che vuol dire che Connors ha mantenuto il break di vantaggio e serve ora per il quarto set sul 5-4. Ricordo che l'incontro si gioca 3 set su 5 da Seoul in Corea, una visione dall'alto, stadio gremito, quasi 20.000 spettatori per questa sfida tra Bjorn Borg e Jimmy Connors. Wisely choosing to take the short ball and come in deep on the board backhand as he's been so successful doing throughout the match, and he puts himself 3 points away from a fifth set. 15-0 Connors. Forse Connors pensava che la palla di Borg finisse fuori, quindi ha giocato male e in ritardo questo dritto, 15 pari. Jimmy was sort of tilting backwards as he hit that forehand drive and found the bottom of the net. Servizio vincente di Connors, 30-15. Bella volevo di rovescio di Borg. 30 pari. Probably the most critical match in the turnaround of their rivalry. That was a match in which Connors was 4 love down in the fifth, got all the way back to 4 all, 15 love, but never won another point. Vicino all'ace centrale, questo servizio di Jimmy Connors, 5-4, 30 pari per Connors, punto molto importante. ...40-30, set point per Jimmy Connors. Ma ha capito questo, quindi ha solo giocato safely, low. Borg came in and really couldn't get the grip on the two-hander, had to play with one hand, and Connors is at set point. Gran volé di incontro di Jimmy Connors e con questo punto Connors si aggiudica il game ed il quarto set.
6-4 Connors, e adesso passiamo su una situazione di 2-1 nel quinto set a favore di Connors. Connors è al servizio, ha strappato la battuta a Borg nel terzo game del quinto set, conduce quindi per 2-1 e servizio. Mi piace ricordare che nei 23 incontri ufficiali disputati tra Connors e Borg, due sono andati al quinto set e li ha vinti tutti e due Borg. Uno è stato la finale di Wimbledon del 1977, una finale famosa nella quale Borg è stato in vantaggio per 4-0 nel quinto set. Connors ha recuperato fino al 4 pari, 15-0, e poi ha perso 8 punti consecutivi. Sul 15 pari ha commesso un doppio fallo importante, tra l'altro un errore che Connors raramente commette. Comunque 4 pari da 4-0 Borg, 4 pari, 15-0 per Connors, 8 punti di fila per Borg. La seconda volta è quella che vi ho già ricordato, è stata la semifinale sempre di Wimbledon nel 1981, vinta da Borg al quinto set dopo che Connors si era aggiudicato i primi due set. Adesso siamo 2-1, Connors e servizio al quinto. Volée di dritto smorzata di Björn Borg. Plays a daring forehand drop volley, it works. And this time he fooled Connors with that shot selection. 0-15. Love 15. That's a shot you see Ivan Lendl play all the time. Il dritto di Borg esplosivo. Standing near the alley to try and whip the forehand with the topspin, gambling that he can knock off a winner, but that time Borg's forehand let him down, so it's 15-all. Era un dritto, ha tentato il punto di dritto da fondo campo direttamente, un po' come fa Ivan Lendl, però ha sbagliato Borg e 15 pari. Si è spostato per colpire di dritto, ha tirato una gran botta, fuori di poco. That was an outstanding forehand drive from Connors, 2 inches from the baseline. Understandable why Borg would miss off that kind of shot. So here we are, Connors 2-1 in the fifth, up a break, serving at 30-15. 30-15. Looking very much in charge of this match. Connors took two thunderbolts from Borg. Borg hit two shots that should have won him the point. Connors digging, reaching back for something extra, doing some 40-15. And here he is at 40-15. Jimmy Connors. Due palle per il 3-1 per Jimmy Connors. C'è un'eccellente partecipazione del pubblico a questo match, anche se senza i toni caratteristici del tipo. Tanto è fuori la risposta di Borg ed è 3-1 per Connors, holds at 15. Jimmy Connors. And he's now at 3-1. This set. We're at the Jamsil Arena in Seoul, Korea. This is Steve Flink bringing you the match. And it's been a pleasure watching these two great champions, Jimmy Connors, age 30, Bjorn Borg, 26. They were 21 and 17 respectively when they met in Stockholm for the first time back in 73. Servizio Borg, 3-1 Connors, quinto set. Of course, we're on the First Choice Network. And Connors is in his element. His timing has come perfect. Gran rovescio di Connors. Execution. Gran cross. And that two-handed backhand drive takes him to love 15. Servizio vincente di Borg. 15 pari.
praticamente un ace di Borg. Ha appena toccato la palla con la punta della racchetta Connors. È quello che in gergo si definisce un ace sporco, per distinguerlo da quello pulito, che è quello in cui il giocatore che risponde non riesce proprio nemmeno a toccare la palla. Questa volta Connors l'ha toccata con la punta della racchetta, ma non è stato assolutamente in grado di controllare il colpo. Stupendo questo cross di dritto di Björn Borg. 40-15. Cambiato la racchetta Borg, che ha rotto una corda. Borg 40-15. 3-1 Connors, quinto set. Intuito il recupero di Borg da parte di Jimmy Connors, che ha collocato un rovescio a volo nel campo rimasto scoperto. 40-30. Delle cose più straordinarie, forse, che si siano mai viste su un campo da tennis. Un grandissimo punto, veramente meritevole dell'ovazione che il pubblico di Seul sta tributando. Questo recupero, l'ultimo recupero di dritto, il cross di dritto di Björn Borg, è stata una cosa stupenda. È un peccato, mi pare che non ci sia il replay, perché è veramente uno dei colpi più belli, dei punti più belli. Connors sembrava padrone del punto, aveva mosso Borg da una parte all'altra del campo, poi ha giocato questo stupendo passante di dritto. E qui nella nostra sintesi passiamo a 6-5 al quinto set per il tie break decisivo. Connors, che aveva un break di vantaggio, è stato in testa per 5-3, ha servito sul 5-4, ma non è riuscito a chiudere. Siamo ora 6-5 tie break al servizio Björn Borg. È fuori il dritto di Borg, 1-0 Connors, che adesso servirà per due volte. Ricordo che per vincere il tie-break bisogna aggiudicarsi 7 punti, ma ci vogliono 2 punti di margine nei confronti dell'avversario. Ha servito una prima volta Borg, adesso 2 volte Connors, poi 2 volte Borg e così via. 1-0 Jimmy Connors, è stato un errore di dritto di Borg sul primo punto. 6-5, quinto set. And there was Connors serving 5-6, love 30, seemingly out of the match, but he never is. He's too good a fighter. And here we see Jimmy on a light moment trying to ease the tension, but he's ahead 1-love in this decisive fifth set tiebreaker. Borg's forehand. Fuori. 2-0. He's missed an unusual number of topspin forehands long today. Un altro errore di dritto da parte di Borg. Fifth set tiebreaker. 2-0 Connors. Un altro servizio per Connors. First player to get to 7 by a margin of 2. Thank you.
3-0 per Connors. 3-0, ma un solo punto di vantaggio. Si chiama mini break, viene detto in gergo, quando un giocatore riesce a tenere il punto sul servizio dell'avversario nel corso del tie break. Molto bello, stupendo questo rovescio giocato in lungo linea con grande sicurezza da Bjorn Borg. 3-1. Borg hangs on now, trails 1-3. Arriva tardi Connors sulla volée un po' impacciata di dritto di Borg, mette fuori 3-2. Due servizi per Connors, che è in vantaggio per 3-2 in questo tie break. Sbaglia di rovescio Borg, 4-2 per Connors, cambio di campo, si cambia campo nel tie break ogni 6 punti. Tie break decisivo nel quinto set di questo match giocato a Seoul in Corea tra Jimmy Connors e Bjorn Borg. His cross-court forehand has looked particularly sharp in these latter stages of the match as he pounds it deep into Borg's backhand. Fuori il cross di dritto di Connors. Very sound on that stroke all day. All of a sudden, he tried for too good an angle. He's been just trying to hit it as deep as possible. This time, he tried to make it a little wider, and so Connors opened the door. Borg might climb back in again. Borg serving 3-4. Adesso è 4-3 Connors, ma Borg ha recuperato il mini break di svantaggio. Sbaglia invece questo rovescio. E abbiamo il 5-3 per Connors. Quindi ancora Connors in vantaggio di un mini break, 5-3 nel tie break. Un altro servizio per Borg. Gran volée smorzata di dritto di Jimmy Connors. 6-3, tre match point consecutivi per Jimmy Connors. I primi due Connors li giocherà sul proprio servizio. Connors deserves a lot of credit for the poise, the courage, the determination he's displayed. 6-3, tie break. Jimmy Connors a servizio. Primo di tre match point consecutivi. Ed è fuori il dritto di Bjorn Borg. Jimmy Connors si aggiudica il tie break per 7 punti a 3. Vince con il punteggio di 5-7, 6-1, 4-6, 6-4, 7-6. Era un incontro giocato a Seoul in Corea tra Jimmy Connors e Bjorn Borg. Qui si chiude la trasmissione dedicata al grande tennis. Vi ricordo che l'appuntamento è tutti i mercoledì sera alle 23:30. Rino Tommasi vi saluta. Head, lead.